Ciao e benvenuto a questo nuovo video. Oggi sto registrando fuori all'aperto nel mio terrazzo, quindi ti chiedo scusa se senti dei rumori, magari delle macchine che comunque ancora stanno passando piuttosto che del vicinato. Ho deciso di girare fuori questo video perché quello che voglio proporti oggi sono una serie di piccoli esercizi che puoi praticare sia dentro casa che anche fuori. Esercizi che ci possono aiutare a riscoprire questa dimensione dell'ascolto, ma in particolare a recuperare realmente una relazione con la Pachamama, con la nostra madre terra. Ho pensato ad alcuni esercizi che sono sicuramente fruibili da chiunque anche all'interno di un appartamento. Uno in particolare invece richiede di poter stare all'aperto, quindi se abbiamo un giardino con degli alberi, o comunque se abbiamo la possibilità di andare per esempio in un parco, cosa forse oggi un po' difficile perché anche se le FAQ del governo ci dicono che possiamo uscire per andare a fare la passeggiata col cane piuttosto che correre e andare in bicicletta, è una situazione un po' ambigua al riguardo. Teoricamente basterebbe restare da soli, quindi lontano da altre persone. A ognuno la propria responsabilità e la propria scelta. Comunque, adesso andiamo a vedere insieme questi esercizi. Va bene? Ecco allora il primo esercizio che voglio proporvi. Andremo a fare un esercizio di radicamento, un esercizio quindi che serve a scaricare tutta la nostra energia pesante nella Pachamama che se ne nutre e a poter assorbire da lei nuova energia pulita. Nuovo nutrimento, se vogliamo. Perché? Perché noi siamo come degli alberi e lo vedremo anche nel prossimo esercizio. Quindi i nostri piedi sono come le nostre radici, sono la nostra forza, sono il centro attraverso cui noi possiamo radicarci e entrare in contatto con la Pachamama, il centro di elezione in realtà, perché vedremo che non lo facciamo solo attraverso i piedi. Però appunto sotto le nostre piante dei piedi ci sono dei punti energetici che attivano questo scambio reciproco con la terra. Quindi, cosa andiamo a fare? Beh, prima cosa dobbiamo guardare la nostra postura. Quindi vi invito a aprire, a divaricare le gambe, quel tanto che basta per entrare nella posizione del cavaliere. Cioè, quindi gambe leggermente divaricate, ginocchia sbloccate. Bacino anch'esso sbloccato e in equilibrio tra apertura e chiusura. Questa è la posizione. Ascoltate la vostra postura, come il peso si distribuisce sulle piante dei piedi. Sentitevi centrati in equilibrio. A questo punto, ecco che possiamo iniziare a fare l'esercizio, che consiste semplicemente nel sbattere i piedi a terra con la forza che avete. Quindi come se foste dei primitivi. Immaginate di essere dei Maori. Quindi sbattiamo i piedi. In questo modo potete andare avanti finché volete, finché ne sentite l'esigenza. Vi accorgerete, praticando, che questo esercizio vi aiuta veramente a sciogliere tutte le vostre tensioni. È un esercizio veramente molto semplice. È un esercizio che possiamo fare anche in casa o all'aperto. Se lo facciamo in casa, per esempio, può essere utile farlo a piedi nudi. Questo ci permette di essere più in contatto con la Pachamama e di scaricare meglio le nostre energie. Ma non è indispensabile. Attenzione però che se lo facciamo in casa, se abitiamo in appartamento e sotto abbiamo un vicino di casa, beh, potrebbe subentrare qualche problemino tecnico. Quindi facciamolo, ma con più delicatezza, funzionerà lo stesso. Allo stesso tempo possiamo acquisire anche degli accorgimenti, quindi per esempio potremmo mettere su una musica che è tribale, con i tamburi, comunque una musica ritmica che ci aiuta a creare questa dimensione di abbassamento del baricentro e di contatto con la terra. E potremmo, oltre a sbattere i piedi, iniziare a sentire l'esigenza anche di muovere il corpo, proprio come se stessimo facendo una danza primitiva. Assolutamente seguite il movimento.
Questo è il primo esercizio che vi propongo, molto semplice, e a breve andremo a vederne degli altri.